Durante la partita praticamente appena viene espulso esce e dopo 5 minuti può entrare uno. Penso poi abbiamo l'altra partita, ci abbiamo, no, non mi interessa. Atri, ti stava dando male, magari mia quasi quasi. Ah, da frustate, giusto. Vai Ciccio! Bravi ragazzi! Nervosismo! Che dai! Vai Andre! Bravo per... C'è Damiano! Segna! Ma poi che sfida Cristo! No! Prendi la palla! No, stiamo prendendo 3-1, che cazzo fate? Arriva! Bello! Bravo Fede! Inghia! Di quanto come stanno finendo tutte le cose? No, dammi! Che cazzo? Giù! Oh, venite tutti qua! 3-2! Venite tutti qua! Sta nervosendo, però va difeso l'arbitro, va capito e il gioco è questo e ti stai zitto tutte e due e vedi che mi dà pure ragione. E allora di che ci lamentiamo? Ci lamentano di Labbio, però stanno giocando male tutte e due le squadre, perché le conosco tutte e due le squadre, eh? Salta, andiamo. Aspetta, fatti vedere. No. Buona Andre! Bello, io l'anno prossimo faccio questo, il torneo dei vecchietti. Grande Ale! Esci! Che fate gol? Ciao a tutti amici di League, siamo qui con Damiano degli Spartani. Allora Damiano, è stata una partita un po' anche forse un po' agitata. Ci sono stati forse anche un po' di deconcentrazione in entrambe le squadre, non so, dimmi tu qualche tuo commento. Cosa l'agitazione soprattutto è stata causata dalla competizione, perché comunque era una partita importante per entrambe le squadre e complice anche l'inferiorità numerica, però sono certo, così che capitano. Avete iniziato la partita con una persona in meno, pensi che questa sì, cosa abbia... Sì, giocatori in meno. Senza dubbio uno o due giocatori influiscono in meno nella partita, però comunque queste sono cose che succedono nel calcio, è importante pensare sempre a giocare. Ma della squadra avversaria, dopo della squadra avversaria cosa ne pensi? Cioè secondo voi, secondo te ha messo un po' in difficoltà la tua squadra? No, loro sono degli ottimi giocatori, io stesso gioco l'anno scorso, quindi validissimi, ci hanno messo infatti in difficoltà. E sono stati comunque degli avversari difficili da battere, però alla fine non ce l'abbiamo. Va bene, Damiano, ti ringrazio. Ciao a tutti ragazzi, ciao! A tutti. Ciao.
Buona Mattia, buona! Non più grossa, l'anno scorso erano troppo stretti già. È la verità, credo. Effettivamente. Bello. Mattia! Quello ce la sento, quello non ti ha fatto. Ma no, cioè l'errore ci sta da ambo le parti. Va bene! Hai visto? Ora non più. Vai! Mattia! Vieni qui! Oh Mattia! Calma! Calma! C'è un buco! Palla sui piedi! Yo! Vabbè. Buono Orazio, bravo, buone! Va bene ragazzi, bravo, buono! Marco, buona così, buona via! Manco sono arrivato a prenderlo quando era veloce. Ragazzi, centrale! Vuoi ghiaccio? Penso sia qua in campo. Penso sia qua in campo il ghiaccio. Appunto. Peppe, ciao, sei no! Gli squadretti. Ma io non so manco quando mi devi dare, sinceramente. Aspetta, che dove devo andare? Sì! Bravo, Mandi! Bravo! Bravi! Bravissimi! Ah, Marco! Marco, c'è Mattia solo! Solo! Ragazzi! No, oh, io ero ancora più stanco. Bravi! Bravi ragazzi, bravi! Gioca, dai, Marco! 1-1! Bravi ragazzi, bravi! Ho detto senti. Ma infatti, perché io mi devo rompere? Ma perché devi mettere in 600 metri? No, ma facevo anche le gif, facevo! Ciao a tutti amici di Ligi, siamo qui con Mattia degli Accessori. Allora Mattia, è stata una partita comunque molto equilibrata, entrambe le squadre eravate messe abbastanza bene in campo, gioco devo dire ordinato. Secondo te, cioè tu cosa ne pensi di questa partita che si è appena conclusa? La partita è stata, come dici tu, equilibrata, abbiamo tutte e due le squadre combattute, ce l'abbiamo messa tutta, è stata una partita grintosa, sì, però molto. Alla fine sono usciti i singoli, sembra che la squadra è un po' superiore rispetto all'altra, anche se hanno tenuto bene, ci aspettavamo infatti di vincere, di fare anche qualcosa in più, ma sono riusciti appunto a contenersi. Secondo te cosa vi è mancato in un certo senso? La lucidità sotto porta, abbiamo sbagliato diverse occasioni, anche quasi a porta libera davanti il portiere, siamo stati poco cinici. Mm-hmm. Ho capito. Va bene Mattia, ti ringrazio, è stato molto esaustivo. Di ciao niente. A tutti ragazzi. Ciao. Ciao.